Ciao a tutti e benvenuti su Fili di Perle. In basso troverete il link al sito filidiperle.it dove è possibile acquistare tutti i materiali che utilizzo nei miei tutorial. Come anticipato qualche settimana fa, riprendono oggi i video, quindi da oggi ci sarà ogni mercoledì un nuovo video sul canale. E voglio partire proprio con un tutorial dedicato a San Valentino. Ho realizzato infatti questo cuscino termico ripieno di noccioli di ciliegio che può essere utilizzato sia come cuscino freddo, quindi da tenere in congelatore, sia come cuscino caldo, quindi da scaldare con una fonte di calore che può essere il microonde o il forno da cucina. Ho utilizzato del tessuto elastico del jersey 100% cotone. È importante utilizzare del tessuto in cotone per evitare che prenda fuoco proprio all'interno del microonde. E all'interno ho inserito una sorta di fodera sempre in cotone, questa volta però in cotone non elastico, in modo da non deformare eccessivamente il cuscino. Per un cuscino di queste dimensioni ho inserito quasi 300 g di noccioli, però se vi piace più vuoto o più pieno, la quantità di noccioli può variare. Spero che l'idea vi piaccia e vi lascio quindi al tutorial. Per realizzare il nostro cuscino termico ho bisogno di noccioli di ciliegio, tessuto in jersey, tessuto in cotone, filo da ricamo con un ago e il cartamodello. Io ho già ritagliato dal tessuto in jersey e dal tessuto in cotone le sagome secondo appunto il cartamodello, quindi nella piega del tessuto ho ritagliato due cuori in cotone, due in jersey e un cuoricino un po' più piccolo. Ho utilizzato questo tipo di jersey che è double face in modo da avere le due fantasie coordinate. Come prima cosa, su uno dei due cuori a fantasia, vado a cucire in maniera centrale il cuoricino più piccolo, effettuando un punto festone. Dopo aver fissato il cuoricino, prendo uno dei cuori in cotone con la parte frontale verso l'alto, sovrappongo il cuore in jersey con decorazione sempre con la parte frontale verso l'alto, sovrappongo adesso l'altro cuore in tessuto con la parte frontale verso il basso questa volta, e infine l'ultimo cuore in cotone con il retro verso l'alto. Fisso con qualche spilla e ripasso a macchina lasciando aperto un margine di circa 3-4 cm su un lato per poterlo poi imbottire. Come anticipato, risvolto adesso il cuscino e lo imbottisco con i noccioli. E infine vado a chiudere questa apertura con qualche punto invisibile a mano.
Il nostro cuscino è pronto. Perché diventi caldo è sufficiente tenerlo un minuto in microonde a 600 watt oppure 15 minuti in forno a 100 gradi. Spero che l'idea vi sia piaciuta e io vi aspetto mercoledì prossimo con un nuovo progetto sempre in tema San Valentino. Ciao!